Si usare un linguaggio così aggressivo nei miei confronti, ricorda di sempre chi sono e da che famiglia provengo. Scusa Chiara Luna, scusami tanto, ma quando ho chiuso gli occhi c'era buio e non ho visto il tavolo. Mi perdoni, per favore, io! Mi perdoni, ma ti rendi conto del sacrificio che sto facendo? Io, Chiara Luna, la donna più bella del mondo, ammirata da più di 100 pretendenti, vengo qui da te a farti insultare. Perdonami, cara Luna, perdonami, non volevo mai il Dio. Perdona, scusa, ecco, queste sono le uniche parole che sai dire. Ma se veramente mi vuoi bene, fai qualcosa di utile per me. Dimmi, cara Luna, dimmi qualsiasi cosa tu vuoi e io lo faccio. Allora, mettiti dritto e tira dentro la pancia e fai un'espressione intelligente che ma scusa, cosa vuol dire fare espressione intelligente? Stai fermo! E adesso girati di fianco. E poi girati dall'altra parte. E poi guarda in su. Guarda in giù. Ah, ho capito! Vuoi giocare a giro tondo, ah? Poi devo cadere giù per terra. A me piace tanto fare giro tondo, eh? No, stai fermo, dove sei? Non muoverti. Chiara Luna, per tutti i luni, cosa ci fai in questa specie di casa? Vieni via subito, potrebbe essere pericoloso. E poi senti che odore che c'è in questa stanza, è irrespirabile. E questo che mostro è? Tranquilla madre, non ti spaventare. Ascolta ciò che ho da dirti e vedrai che quello che sto facendo è degno della mia inesauribile ed efficace intelligenza e caparbietà. Mostro, alzati! Io mia madre, Clotilde, Regina Maria Vittoria. Ma tua mamma la saluto volentieri, ma Regina, Maria e Vittoria io non le vedo qua. Cara Luna, ma come parla questo individuo? Sicura che non ci parla male? Io ho paura. Tranquilla madre, questo individuo non solo non ci farà del male, ma anzi con lui noi staremo meglio, molto meglio. E tu, sì, mettiti seduto e fai le coccole della tua vita. Chiara Luna, esigo spiegazioni. Io non ti capisco. Tu parli che colui che parla con una gallina finta. Madre, stamattina, mentre tornavo dal paese, ho incrociato l'individuo che stava seduto sulla panchina con la gallina in braccio e parlava col pupazzo e gli diceva: vedrai Anita, quando il nonno non ci sarà più, io ti porterò dal più famoso dei dottori e tu potrai parlare e finalmente risponderai alle mie domande. Chiara Luna, ma con tutti i soldi che ho speso per darti una posizione di riguardo, tu ti fermi ad ascoltare un pazzo che parla con un pupazzo? Oh, mi meraviglio di te, guarda. Aspetta, madre, non essere precipitosa e ascoltami. Mi sono avvicinata a lui e gli ho chiesto lui in merito a cosa sarebbe successo alla morte del nonno. E lui gli ha detto che suo zio Berto, in gran segreto da tutta la famiglia, gli ha svelato che alla morte del nonno lui diventerà milionario. Chiara mia, io ho visto proprio seguirti. Il nonno, la gallina, il dottore, una cosa certa, una cosa
milionario. Ma spiegati bene. Cosa c'entri tu con questa storia? E cosa vuol dire diventerà milionario? Vedi madre, questo individuo alla morte del nonno diventa milionario. E sempre che a lui ci fosse una moglie, automaticamente lei diventerebbe ricchissima. Quindi io presto me lo sposo e diventando sua moglie, una volta che il nonno muore, noi diventiamo ricche. Chiara Luna, ricche va bene. Ma sposa di quello lì, proprio no! Madre, non ti preoccupare, sarà un falso matrimonio. Solo per i soldi saremo marito e moglie. Per il resto, tutta una farsa. Finalmente non ti sei degna di te. Ma, sei sicura che l'individuo è più forte di tutti? E la sua famiglia, cosa ne pensa? E soprattutto il nonno è morente o vivo e vegeto? Madre, mi meraviglio di te. Come puoi pensare che l'individuo non voglia sposarmi? Guardalo, che è il ritratto del perfetto idiota. E quanto mi fa di trovare una moglie bellissima come me? Lasciamo
po' a lì che penso, mamma, che la gara Waterloo! Waterloo? È una fiera deficiente! Penso, mamma, che sua madre qua la fa in giro la NASA del perché. Come fai a cazzo? Tu casai? Anche la mamma la penso perché, ma la vera famiglia può che lo lì. Ma scusami, ma tu devi fare io per sua madre? E lo stato che può lì? Certo, mamma, le stavo già prima. E io ci ho messo filo perché le dirò di me a caso Faldini. Faldini? E invece lei? Guardate che vanno a mangiare filo per le dirò. Ma il è delle nostre o è delle tue spere? Ma no, mamma, mamma, io è delle notte. Penso che la mia muluso la olia in che a caso la fa che limitare qua. Ma mio dici che siccome lei sta la tia è morta e sta per mio favore la pignata. Ma la tia è la tia per tua la pignata per mio favore. Mi piace le cose da quelle che la canta. E infatti, siccome la mia muso è intelligente, la gatita la vecchia con soldi. A bere il caffè. Vecchia a bere il caffè. Ma scusate, ma quanto è vecchia da bere il caffè? Stamattina, mamma! Un cazzo, quanto qua c'è la tutta la gallina qua in silenzio? Dica che il cazzo è voluto da stamattina per essere deputato che il caso subito e tutte? Lei ha posto male? È malestato, e mamma, l'arma di daresti piacere tu non sei tutta la tua famiglia e le punta chi è posto male? Ma che pensa le mie presentando la tua brusa con la gallina di pesce? No, mettere un mamma,
Un film che ha quasi 30 città in bella cultura. Buongiorno Beta!
Come sei elegante! Oggi hai un bellissimo vestito, eh? Lo sai che il viola è il mio colore preferito? Sei molto, molto bella! Complimenti! Ah, nonno, che bella sera che hai! Che belle uricine rosse che sei! Vengo da me stamattina! Da nessuna parte! Lui è detto a fare un giro del mercato, voi ne state in mercato? No, 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 non ho niente al mercato, noi non andiamo al mercato. Ah! Niente. Sacchetti? Quali sacchetti? Ah, questi? No, noi abbiamo raccolto solo qualche castagna, Cos'è castagna? Castagni! Non ho più capito.
vestito mi sembra di essere, forse mi sembra di essere russa, patriota russa. Il giallo, il colore del sole, del grano, il mio colore preferito. Falso. E che era il ruolo, il colore preferito aperto del mio giallo, del bianco e negro. Vede mio lugo di nervito e del suo bel di studisa al dito. Appena meno di aspettare, è pronto il vestidito al dito. Da esso il finito, il padule paio. E anche calato al mercato e già me la troppo caldo. Perché ultimamente le mie persone stanno fornite al mercato di perché la mia lui fa che aspettavo due con le chiese del circolo. Perché? Vendi le scorte a pochette di circolo? No, però i calzeggi usati. Che entro forse. Wow. È il solito esagerare. Lei si bello, Pito. Sì, certo, perché la faccio vedere bene. Se fa si vede chi si fa, almeno lei a fondo la roba bene. Tempo a letta di le chiese, perché passate a stimio. Mardo che vito, lei è una bella pugno, bello come il studio, e larga come un campo di grano. Questa è me, un sacco di radio metto, fino a quello che è certa mia, ormai, come insomma ha fatto l'ossio. Siamo più a più, guarda che per Tani fu mai vero e di rosso. E poi perché fa caldo, era più è morto, ma con l'offetto del corpo di un furino, per sarebbe al massimo. Buongiorno signore. Per Tani con la coro.